Si può definire in questo momento il Teramo in crisi? Insomma, che cosa succede a questa squadra? Ma più che definirlo in crisi, io sono assolutamente deluso, arrabbiato, perché vedo una squadra che ha un comportamento assolutamente indecifrabile, neanche a corrente alternata, è proprio è un comportamento a spunti di un motore che sembra che rimette a posto e poi si inceppa. Lei punta l'indice sulla squadra, sui giocatori? Assolutamente sì, questo vuol dire avere la testa da un'altra parte. Cioè, se ci sono dei giocatori che in questo momento stanno pensando, non so, alle vacanze o forse a cosa faranno il prossimo anno, allora dico a quelle persone che mi hanno criticato nel passato dicendo che non ho rinnovato i contratti che ho fatto bene, nuovamente qui si dimostra che questo è un settore dove la gente pretende prima di dare. Io sono abituato prima a dare e poi a chiedere. Quindi non vedo la grinta, non vedo l'entusiasmo, non vedo la forza che questa squadra dovrebbe tirar fuori per questa maglia. Dopotutto penso che siamo in una situazione agiata perché abbiamo una buona struttura, abbiamo una buona società che non gli fa mancare nulla, anzi ha creato un ambiente assolutamente invidiabile da tante altre squadre. Qualsiasi esigenza viene loro soddisfatta, concessa, forse sto sbagliando in questo. Molti mi dicono che i miei predecessori scendevano negli spogliatoi a urlare. Io penso di avere a che fare con dei professionisti e quindi un professionista deve essere una persona cosciente di quello che fa. Sinceramente io da adesso ti dico che non andrò più al campo a vedere questa squadra fin tanto che non ci saranno dei risultati degni del nome di risultato positivo per questa cosa, perché se devo andare allo stadio a vedere una banda di morti come quella che ho visto ieri, sinceramente preferisco perdere il mio tempo, perché purtroppo i soldi li ho già persi in un altro modo, perché veramente sono amareggiato. La settimana scorsa avevo scritto, prima della partita con la Virtus, avevo scritto un messaggio molto accurato ai ragazzi. A volte mi pento anche di fare questi sforzi, perché mi sento, non dico preso in giro, ma venendo questi atteggiamenti, a questo punto pensi, ma dove ho sbagliato? Forse, non lo so, sinceramente sono molto molto deluso. Molto deluso, molto amareggiato, direi anche furibondo nei confronti della squadra. La guida tecnica è immune? No, non credo che la guida tecnica sia immune, perché sicuramente sta a lui adesso cercare di ristabilire diciamo un modus operandi che debba portare questa squadra almeno a giocare queste ultime 5-6 partite degnamente e portare a casa tutti i punti possibili che meriterebbe riportare a casa. Io a Paci, se gli avevo offerto il rinnovo del contratto a novembre, lo stiamo discutendo perché io l'ho rinnovato, perché a volte so che alle persone si deve dare sempre fiducia. Lui ha dimostrato, forse in questo momento non so se gli sta sfuggendo qualcosa, non so se sta sbagliando, perché non faccio l'allenatore di mestiere, altrimenti starei lì al campo ad allenare, quindi questo non mi permetto di dargli dei consigli che non saprei quali sono. Però di certo gli sto dando la rinnovata fiducia di un contratto, perché comunque ha fatto bene, una parte del campionato ha fatto bene, l'altra parte sicuramente non l'ha fatta bene, però su questo ci sta anche l'esperienza. Valuteremo insieme, stiamo valutando il rinnovo del contratto, ma per quanto riguarda i giocatori a questo punto voglio vedere proprio come andrà a finire questo campionato e chi se lo merita, chi se lo deve guadagnare, perché un rinnovo del contratto non può essere fatto in bianco. Io ti rinnovo se tu dimostri di essere capace di dare qualcosa a questa squadra, ma non qualcosa, il minimo sindacale, perché il minimo sindacale, certo, ieri se giocava la primavera sicuramente avrebbe fatto meglio.
Quindi, insomma, su Paci no, per chiarire, Presidente, perché voi avete proposto il rinnovo a Paci nel mese di dicembre, ricordo l'intervista che abbiamo fatto, l'ultima in ordine cronologico, ne state discutendo, però aveva detto nella precedente intervista che Paci ci voleva riflettere su questa proposta, quindi che cosa è emerso in questo lasso di tempo? No, adesso ci stiamo vedendo, si sta parlando di rinnovo, quindi evidentemente avrà fatto le sue valutazioni, le sue scelte. Penso che si sarà trovato bene, penso che ha visto una società che quando dice una cosa la fa, la mantiene, quindi credo che oggi come oggi, visto quello che sta succedendo nel calcio e quello che succederà, insomma, farsi sfuggire una piazza come quella di Teramo credo che sia da sciocchi. La stima nei confronti di Paci non è stata scalfita dalle ultime prestazioni, sì o no? Ma non si tratta di scalfire la stima, è normale che il risultato negativo incide sull'umore, incide sulle aspettative, però credo che alla fine lui abbia tentato di fare il massimo. Di certo io non una cosa sola noto che effettivamente stanno giocando sempre gli stessi, quindi forse un certo stress fisico sui calciatori ci può stare, quindi non so se questa è una considerazione che lui può fare. Dopotutto comunque abbiamo una rosa di 24-25 elementi, non penso che abbiamo 14-15 elementi scarsi che non servono a niente. Io in questo momento attribuisco sicuramente, perché comunque in campo non ci vado io, non ci vanno i direttori, l'allenatore è a bordo campo, ma in campo ci scendono i calciatori. L'ultima, perché abbiamo letto nei giorni scorsi che è andato a far visita a qualche impianto a Montorio, quindi significa che Iachini non lascia ma raddoppia. No, ma si tratta di altre cose, non stiamo parlando di calcio, si tratta di altri eventuali interventi su impianti sportivi, ma diciamo che io adesso mi sto guardando intorno, perché se devo investire qualcosa vado dove i tempi di risposta sicuramente non sono quelli della città di Teramo, perché la città di Teramo in questo momento mi ha veramente deluso alla grande, quindi le promesse ne ho sentite tanti, difatti ne ho visti pochi. Spero che dalle altre parti non sia pure così.